molto soddisfatto per aver raggiunto questo risultato dei 30 anni di radio. Tutto è nato da un incontro casuale, perché io, appassionato di musica e di dischi, non a caso propongo anche il programma in vinile, che parte dalla mia vecchia passione per la musica. Un incontro casuale in un negozio di dischi di Verbania, al Music Club, con Mauro Brizio, che, visto la quantità di dischi che compravo, un po' fuori dalla norma per una persona normale, mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto far radio. Ascoltavo all'epoca molta radio e ho detto subito di sì, perché la musica era una delle mie passioni, appunto, insieme alla radio. Da lì è partito tutto. Io ero sotto maturità, perché era 1990, mi hanno fatto fare una prova, mi hanno mandato subito in diretta. Ricordo ancora il primo disco suonato in vinile, il London Beat, I Be Thinking About You. E nel mio programma Ti Ricordi Quando voglio ritornare a quell'epoca della radio, gli anni 70-80, con la musica suonata in vinile, perché è giusto ricordare i tempi passati ma guardare anche al futuro, perché la radio in questi anni è molto cambiata, è diventata molto più professionale. Questo ci soddisfa molto, perché noi come RVL in quest'anno 2020 del Covid abbiamo fatto per la prima volta i dati d'ascolto e i risultati sono stati oltre ogni più rosea aspettativa, risultati veramente importantissimi. Ci auguriamo di andare avanti così, e chiaramente di andare avanti anche per quanto mi riguarda, sempre con RVL, non dico tra altri 30 anni, ma comunque l'importante è continuare.